Allora, piccola Lombardo, oggi c'è una lezione molto difficile, ma fondamentale per la sopravvivenza e i rapporti sociali. Mortacci tua. Ma che ho fatto adesso? No, era l'argomento, mortacci tua. Ah, ok, sono pronta, vai. Quando si usa mortacci tua? Sempre. Come sempre? Mortacci tua è una preposizione rafforzativa, cioè assume il significato in base al tono che gli dai. Scusa, non ho capito. Incontri una persona che sei felice di vedere e gli dici mortacci tua! Ma veramente? Sì, oppure c'è uno che t'ha fatto un torto, gli dici mortacci tua! Con tono arrabbiato, però. Esatto, poi ci stanno svariate declinazioni, meteorologiche. Meteorologiche? Sì, mortacci che caldo, mortacci che freddo, mortacci che pioggia, eccetera. Ok, meteorologiche. Qualitative, mortacci che bello, mortacci che brutto. Qualitative, ok. E situazionali, mortacci che iella, mortacci che culo. Perfetto, tutto chiaro. Sì, adesso vediamo. Qual è la forma contratta di mortacci tua? Questa la so, tacci tua. Brava Barbinavigli, brava! Esiste pure la forma super contratta che è ci tua, però questa te la abbono. E adesso dimmi, qual è la forma estesa de mortacci tua? Ma come la forma estesa? La forma estesa non è mortacci tua? No, piccola Lombarda, no! È l'anima dell'email mortacci tua! Tu queste cose me le devi sapere, però sono le basi, ma non dico le subordinate tipo e chi non te lo dice con la mano alzata. Ma queste cose sono le basi, me le devi sapere, tu non me studi, io ti boccio, ti devo bocciare a te, ti boccio! T'ho detto, ti boccio! Ma va fuori de pe! Parla bene!